Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti ai nostri due atleti, il re dei Maranza, Flo Murri, benvenuti a Torino. Grazie, grazie. Io direi che per partire con questa conferenza stampa bisogna partire un attimo dal passato per arrivare poi al vostro incontro. Parliamo quindi della vostra idea sull'attualità. Vorrei partire con una domanda al re dei Maranza. Per capire il senso di questo scontro vorrei chiederti, con le tue ospitate in televisione, qual è il messaggio che volevi trasmettere e che vuoi trasmettere? Puoi ripetercelo qua? Che non siamo tutti uguali, perché loro danno la colpa e danno, cioè, diciamo che puntano il dito ai ragazzi giovani della seconda generazione. Ed è quello che, cioè, cioè, mi dà fastidio, per quello sono andato in TV a parlare e dire la mia, capito? Loro chi? Tutti, lo Stato, diciamo, perché odio i Maranza, cioè perché noi abbiamo, cioè ci vestiamo come, cioè, come vogliamo, una specie di vestiti, abbiamo una serie di vestiti e loro non accettano proprio gli stranieri, cioè capito, quello è il fatto. Invece e io odio proprio chi viene proprio dalla parte degli italiani, non dai propri stranieri, cioè dai compaesani. In questo caso ti stai riferendo inevitabilmente, ovvio, a Flo Murri. Ovvio. Flo Murri, cosa ribadisci a re dei Maranza in questo caso? Allora, in ogni paese ci sono persone razziste e meno, giusto? Allora, essendo in un paese che non è il nostro, io rimango sempre sulla mia idea, la stessa idea, che se tu porti rispetto ad un paese che non è il tuo, nessuno ti darà fastidio, ti romperà le scatole o qualcosa, capito? Perché lui dice che io difendo, cioè non difendo i miei compaesani, anzi, io difendo i miei compaesani se si comportano bene, ok? Perché per colpa loro, noi veniamo discriminati per colpa di sta gente qua, ok? Perché lui, i messaggi che trasmette, automaticamente può essere capito male. Ma ci sta come risposta, sei stato esauriente. Volevo chiederti, cos'è che nel suo atteggiamento li rimproveri? Cos'è che non va bene nel suo atteggiamento? Allora, io sui social ho visto dei suoi video e non mi sono piaciuti, ok? Lui, essendo marocchino come me, ok? Comportati bene, cioè ci stanno ragazzini che possono essere influenzati da gente, diciamo, che abbiamo 24-25 anni, che non può capire perché lui fa certe cose, no? O cosa dice. Cioè io sono son contro di lui questa cosa qua, perché anche nei argomenti che fa su Rete 4, tu automaticamente sei con delle persone che hanno una certa età, vecchia generazione, che non capiranno mai questa generazione qua. Però se noi ci comportiamo bene, ribadisco, io non difendo gli italiani. No, tu vuoi la cittadinanza? No, io la cittadinanza ce l'ho già. Tu la vuoi? Ok, era di Maranza, ma è vero quello che dice, nel senso, è vero che tu porti un cattivo messaggio. Di che messaggio parla? Infatti chiedilo. È quello che gli devi chiedere, infatti. Quali video ho guardato? Anche l'ultima trasmissione che hai fatto lì su Rete 4. Dimmi. Hai detto, ma i ragazzi se vanno a rubare, perché automaticamente sono ovvio, costretti, ovvio, sì, sono costretti ragazzi, però fratello, fa? Tu sei mai visto una ma persona che anche si sveglia italiani, la mattina? Fratello? Hai mai visto uno che si sveglia la mattina e ti dice dai andiamo a rubare? Non esiste, fratello. Lo fa perché gli serve da mangiare, cazzo. Tu devi capire questo. Allora, perché se devi rubare, compaesani allora, lo fanno. Ma perché loro quando vengono senza i documenti, i nostri compaesani quando vengono, cioè io ti posso dire tu quindi stai dicendo che deve andare a spacciare. Ti sto dicendo vai a fare un commercio qualsiasi, ma quale non andare a rubare, tu se vorresti vedere come in Italia, fratello, e poi finisci un po' la borsa, fratello. Poi la maggior parte sono marocchini del mondo magrebino, sì, automaticamente. Sì, perché sì. Gli italiani non vanno a rubare il 90%? Chi te l'ha detto che no? Hai mai vanno visto? A rubare, io ho visto però gli italiani che vanno a rubare. Le date parlano, fratello, se vai in questura, vai a prendere per strada. Ci stanno. Vai in stazione a vedere, ci sono solamente italiani, hai mai visto un marocchino? Ci sono solo stranieri, non c'è. Fratello, ci sono solo stranieri, poi anche il fatto degli africani. Non solo i magrebini ovviamente, però ci stanno anche gli africani, i senegalesi, i ivoriani, albanesi, rumeni che fanno ciò. Però noi da marocchini automaticamente abbiamo già un passato buio dietro, ok? Già siamo discriminati automaticamente, ok? Già siamo in un paese diviso a metà tra fascisti, nazisti, tutto di più. Quello che voglio cambiare, voglio far capire che c'è la seconda generazione. Tu adesso vorresti dire che la seconda generazione che comanda, frate. Non ci sono più i vecchi andranno via. Noi comanderemo l'Italia, frate. La seconda non generazione comanderemo mettere l'Italia. Oh, vuoi comandare un paese che guarda, non è tuo? Oh, tu non hai comandato manco te stesso che vuoi comandare. Vai frate, in Marocco bravo. A comandare il tuo paese. Vai in Marocco, lo dici a quello che scusami, sì, vai in Marocco.
Mi sembra la Meloni tra un po', mi sembra la Sartori, Murri Salvini versione 2 marocchino, lasciamo spazio alle domande, diverso. Volevo chiederti, rappresenti veramente il modello di integrazione perfetto per l'italiano medio? Cosa ne pensi e abbia sbagliato il tuo avversario a differenza tua? Cosa pensi? Che forse automaticamente vede tutti gli italiani con lo stesso sguardo che ce l'hanno con noi, così. Per. Non esiste una cosa così per. Ma tu stai nella mente degli italiani, cosa pensano di noi? Sorride, ti ride in faccia, poi ti insulta a casa, fra. Sta zitto, fra. Ma io sei nella tasca, fra. Rimane sai niente, fra. Io porto rispetto, fra, c'ho la testa alta, non mi faccio. Scusa, ci sta. Mi faccio indebolire da un italiano che mi dice ritorna a casa. Perché devo ritornare a casa? Sono andato qua. Non te lo dice lui. È il mio paese, fra. Ok. È il mio paese. Tu devi mettetelo in mente, fra. Ragazzi, se no non si capisce niente, per favore. Non te lo dice per dire, c'è un motivo valido. Perché a me non mi viene a dire. Vai al tuo paese perché rispetto le regole, riesco ad integrarmi, mio padre sta qua da 30 anni, ha sempre lavorato, ha rispettato le regole, eccetera. Ah? Lasciano finire. Cosa ha fatto? Ma fratello, alhamdulillah per ogni cosa, fra, se a me il mio paese mi dava qualcosa, sarei stato lì, ok? Non sarei stato qua o che veniva qua i nostri genitori che sono venuti, perché sono venuti qua? E noi figli dobbiamo fare dei casini, eccetera, e rovinarli anche a loro la faccia, casini fratello. Di che tipo? Dalla gente che va a rubare, tu che dici, ah ma se lui va a rubare perché cosa? Io ti ho spiegato il fatto di rubare, io non dico una persona, un giovane, io se ho una cosa, fra, se ho una cosa a casa non vado a rubare, fra. Se io ho bisogno di qualcosa e non c'ho niente, non devo mangiare, va a rubare, perché non trova il lavoro, capito? Perché preferisce, allora, perché noi marocchini, frate, abbiamo rispetto qua. Lo sai bene, eh? Certo. Lo sai bene. Quindi, fra, se andiamo a rubare, vuol dire che ci è arrivata proprio su per il culo, fra. Ci ho capito più o meno che tu pensi che Flo Murri, con il suo atteggiamento, in realtà vada a, diciamo, accaparrarsi la benevolenza degli italiani. È quello che cerca. E rinneghi le sue origini. È così? Tu pensi che lui rinnega le sue origini? Ovvio. Cioè, lo sappiamo tutti che rinneghi le sue origini. Come? Viene dalla parte degli italiani, non dai. Vengo dalla parte. Scusa. Guarda, devi venire dalla parte dalla parte giusta. Ecco, infatti non piaccio io a tanta gente per sto fatto qua. Perché tu infatti non piace merda uno fra italiani, io dico. Ci stanno italiani bravi. Tu vuoi più follower italiani, fra. Tu vuoi più razzisti del tuo profilo. Non sto a difendere i miei compaesani anche quando sbagliano solo perché sono i miei compaesani. Questo non è essere nel giusto, fratello. Bro. Ma come se un italiano viene da in Marocco e inizia già a dire. Se sento io un italiano, che io sono in Marocco, lui in Marocco, nel mio paese, e dire ad un mio fratello marocchino, questo italiano mi dice, ma ti dico marocchini una cosa, di ti qua, dico di una là. Cosa. Aspetta, cioè, è tu sei andato, cosa, tu sei andato a cercare lavoro, perché non ti hanno accettato? Automaticamente giudicato dalla faccia, no? Oppure perché ti hanno giudicato degli italiani dalla faccia? Perché ma, non si giudica un libro dalla copertina. Anche dai marocchini, scusami, cioè, non è una cosa normale. Allora non va bene sta cosa, ti piace sta cosa come cosa? Dobbiamo cercare di togliere il giudizio. Io voglio cambiare sta cosa, che non devono giudicarci dalla pelle, fra. È quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo unirci. Allora per non arrivare a questo punto viene dalla parte di italiani, no, fra. Per arrivare a questo punto ci stanno dei passaggi. Automaticamente prima cerca di farti capire dagli italiani e poi automaticamente. Fra, allora non finiamo. Allora scusami, non sono finiamo. Scale. Non è che vieni diretto e dice le cose direttamente vai, subito. Vai. Non verrai mai accettato, fratello. Anzi, ti guardano sempre con un occhio in meno, fratello, perché siamo ancora qui nel loro paese. Fra, preferisco quell'occhio in meno. Dalla circolazione di alcune notizie ho saputo, Reddy Maraze, che ti è capitato di essere aggredito anche in strada. Pensi che la tua esperienza in strada possa servirti anche sul ring oggi? Ovvio, la strada serve sempre, cioè, se non ti impara la scuola ti impara la strada. Murri, senti, volevo chiederti, cosa ne pensi dei Maraze che vanno in TV a farsi prendere in giro? Oh, in precedenza avevo già fatto diversi video su sto fatto qua. Mi dispiaceva comunque vedere i miei compaesani presi, capito, tra i fondelli con gente comunque che c'ha 60 anni, una cravatta stretta là. E diciamo, perché li circondano, capito? Pochi ragazzi sono riusciti a stare nell'argomento, eccetera. Se non hai le palle, Franci, devi andare là. Ti mangiano, fra. Devi avere infatti la lingua, fra, come un serpente, fra, pronta a mordere.
Infatti, è tutta la tua esperienza che cosa ne hai suscitato? Cosa hai capito dall'esperienza che tu hai fatto là? Ho capito, fra, che tu ci torneresti adesso? Sì, fra, perché non mi sono mai stato, cioè non sono mai stato preso in giro, non mi sono mai fatto sottomettere da quei incravati, cioè quell'incravato. Ma tu pensi che lui non si sia mai fatto prendere in giro o sottomettere, o pensi che lo sa anche lui che non mi sono allora mai... dipende, in certi punti lo vedevo, se no non mi chiamavano più, fra. È così, no? A certi punti li vedevo in difficoltà. Però rimango sempre che che tu inciti, sembra che inciti a mandare le persone a rubare. Ah, sì. Prego. Domanda? No, una domanda per il grande Maran. Vai, fratello. Tu difendi i tuoi compaesani dicendo che vanno a rubare perché ne hanno bisogno. Ok. Ma tu come fai a difendere la nostra dignità mentre un tuo compaesano ruba in un altro paese? Ma se il mio compaesano non ha fame e lo Stato non lo aiuta, tu come lo aiuti il tuo compaesano? Lo aiuto con lo aiuto con me stesso, cioè gli do quello che ho, che ho possibilità di dargli, di aiutarlo o a mangiare in quel momento, cioè e sopportarlo. Ma diciamo, io non incito i ragazzi ad andare a rubare, io dico se uno non gli dà l'Italia, non gli dà il lavoro, non gli dà da mangiare, non gli dà le cose, cioè non gli dà documenti, non gli dà niente. Cosa deve fare secondo ma te? Ma tu cosa hai dato? Deve andare a spacciare tutto ciò. Cioè non le stelle non cadono dal cielo. Tu adesso che lavori, come guadagni tu? Che fai? Spacci. Me la vado a cercare, come non vado a rubare. Come fai? Come faccio? I segreti di certi lavori non si dicono. Faccio musica, ho lo studio, sì, automaticamente. Musica. Tutti come fanno anche musica te dici, anche te dici tutti spesso musica. Io lavoro che spaccia con social, eccetera. Musica la faccio dal 2014, fratello. Sì, ho visto che Le date ho visto parla, che sei intendente. Infatti, tra poco lo vedrai intendente. Inshallah, non ti preoccupare. Ti voglio proprio vedere intendente. Inshallah, sarai sotto il palco. Ucciderà, bro. Domanda. Però comunque volevo anche dire questa cosa qua. Cioè, per esempio, prendiamo l'esempio dei nostri genitori. Sono arrivati senza documenti, senza famiglie. Bro, ma siamo nel 2024, non è nel 1980, sono cambiati i tempi. Bravo. Però comunque, cioè, uno in qualche maniera deve trovare una soluzione, capito? Sì. Un po' più leggera rispetto a rubare. Rubare con Italia, per dirti, ti condannano per qualcosa che hai fatto, ma rubare è una cosa molto grave, fratello. Ma anche per il fatto familiare, capito? Esce mio fratellino. O esce mia madre, io passo, allora non ho niente, pacchi scippo la borsa. Qua in Italia, bene o male, non muore di fame. Brutto, fra, noi siamo in un paese che nonostante tutti questi problemi, grazie a Dio, un ladro, grazie ruba a Dio, quello c'è che c'è i soldi, fra, c'è che la Chiesa, in altri paesi, fratello, posso capire che non ci sono centri sociali, comunità, robe, tutto. Vedi che vuoi altri follower italiani, fra? Li voglio di più, perché è così, la mia mentalità non cambierà. Ma io posso dire una cosa? Allora, cioè, se ti devo parlare del 2014-13, ma pensavo come te. Anch'io non è che ci ho passato bianco dietro. Però col tempo abbiamo imparato, abbiamo capito. Preferisco star senza niente, fra, solo col pane del tè, vecchio. Basta che sto tranquillo, non che mi vengono a bussare o che non dormo tranquillo a casa perché ho tolto il telefono a quello. Ok. C'ho una conoscenza dentro, capito? Ed è una cosa brutta. Fa male. Ti faccio la domanda a te io. Secondo te, cioè ti svegliessi la mattina che vorresti andare a rubare o andare a fare casini, bruciando qua, fare il bullo? Non c'ha senso, bro. Non dà gusto. Capito? È quello il fatto. Ma voglio far capire che alla seconda generazione non siamo tutti uguali. Perché loro, quando puntano il dito, lo puntano a tutti i marocchini, a tutti i stranieri, fra. Non sanno quello che ha passato quel bambino, quello che ha fatto, come è venuto in Italia. Cioè, 7 giorni in barca, un mese, un anno, fra, non lo sai. E lui viene, cos'è che dice, fra? Cos'è che dice? Italiani. Ho amici che hanno sbarcato ieri, ci sto sempre ogni giorno, fratello, sì, ma non vanno a rubare. Ma tu sei sbarcato ieri. E allora, fratello. Continuando così con sta mentalità, fidati, un giorno la cambierai, automaticamente. Ho una domanda per te. Non senti il peso di quei compaesani che non vogliono capire il tuo messaggio?
Lo capiscono bene, ma fanno finta di non capirlo, perché la verità detta da non è che un loro compaesano non sentita al passato è una cosa strana. Dice, ma cos'è? Questo vuole i documenti? Questo vuole la cittadinanza? Io alhamdulillah sto bene, non ho problemi, reati, ho i miei documenti. La mia cittadinanza la prendo tra quanto l'ho chiesta dopo la quarantena. Mio padre sta qua da 30 anni. Cioè, sto bene, sto a posto. La gente, certi marocchini per attaccarmi, per buttarmi giù di morale, eh? Ah, tu, Fleo, come ha detto lui? Ah, tu amore vuoi la cittadinanza? Non è questo il fatto. Il fatto è dire le cose come stanno. C'è una domanda da parte del tuo avversario. Qual è il video che è andato virale sul profilo tuo? Io sono partito parlando delle discoteche. No, ti ho fatto una domanda io, Fra. Tu mi rispondi a quella domanda. A mamma ha chiuso due profili. L'unico video per che ti è andato, che il primo dico. Video che ti è andato virale in quell'account di merda che c'hai, fratello. La mia faccia. È mio. Hai messo la mia faccia e sei andato virale, fra. Non l'unica cosa. Non che c'è, sei di schiena, c'era Sreha. C'era Sreha che sei andato lì a tassare. Bravo. Quindi cos'è quel video? Comportamento allora? Tu che parli tanto di rispetto di robe. Un tuo compaesano o viene o gli batti cuore. Cos'è? Viene a fare il maranza, il video c'è. No, quello io Sreha lo conosco. Quel video l'hanno fatto altre persone, hanno detto altre cazzate, fra. Diciamo che, scusa, se qualcuno fa il video, cioè, che fa vedere no, solamente anche tu una eri parte, così oh, fammi parlare, non mi interrompere, fra, sono un cazzo di retto. Il punto è che tu sei diventato il virale, o non virale, ma che virale, che ti conosci, non esiste fra? Virale. Sei andato, diciamo, un po'... Solamente per quel video mio, bro. È l'unico, stato bro. Parla. Ce l'hai anche fissato. Ce l'hai anche fissato. Perché ce l'hai fissato? Dai, bro. Non fare così, sei una femminuccia. Donalì, cosa ne pensi? Donalì è un bravo ragazzo che accompagna ragazzi ad seguire lo sport. Io lo stimo quel ragazzo, cioè, perché da cose che... Cioè, anche lui è passato la strada. E nella strada ne ha vista, lo sappiamo tutti questo. E so bene che è un uomo vero, che è un uomo della giungla. Ottimo, ottimo. Domanda? Io avrei tutti ce l'avete vedere, vai. Chi è che ti ha dato la soprannomina di Re Maranza? Diciamo che nel 2021 ho fatto rinascere la parola Maranza, che è andata viralissima. E di là ho dovuto prendere il mio personaggio, cioè, capito? Entrare in nero. E secondo te perché Sreha si è reputato un altro secondo Re dei Maranza? Non re, lui è un capo. C'è differenza, bro. Ah, capo dei Maranza. Ah, capo dei Maranza, Re dei Maranza. C'è differenza, bro, perché. Cioè. Penso che un re, un capo è un capo, bro. Tutto voglio chiedere ai due atleti se hanno mai praticato uno sport da combattimento. Flomurri? Io in Marocco facevo karate. E poi dopodiché solo calcio. Che la tua esperienza, seppur breve, di karate possa esserti utile oggi? Qualcosina sì. Movimento un po'. Diciamo. Essere elastici, diciamo. Mi è sembrato di capire che tu te la vuoi portare a casa con il cuore. Pensi no, se la porto. Andrà con il culo per terra, strisciando. Lo muori? Pensi ovviamente col cuore e la mentalità. Tanto te lo spezzo, che servirà il cuore a fare. Come vorrà fare la sua tattica. Non servono tattiche con me, fra. Devo dire cosa facevo? Hai mai praticato sport da combattimento? No, se lo dico lo scappo. Cosa hai fatto? Ho fatto 5 anni di kickboxing. E danza classica? No, danza reggaeton, ragazzi, sono bravissimo, lasciate stare. Quindi, detto 5 anni sono più che sufficienti. No, non mi alleno da 4 anni, quindi non penso che servirà. Cioè. Non mi serve manco, cioè. Stavo fumando prima di entrare, cioè. Secondo lei mi serve. Ragazzi, direi che se non ci sono altre domande. Ok, abbiamo ancora una domanda. Una domanda per Lil Maranza. Volevo chiederti, pensi che il pugilato serve anche per strada? Per difenderti, dici? Esatto. È ovvio, se mi devi parare il culo, ovvio. Non è che lascio che mi menino, fra. Se ho le mani le uso. Flo Muric, hai mai avuto bisogno delle mani?
Esatto, sì, anche soprattutto essendo nato in Marocco, in un posto diciamo che è il Kerien, automaticamente cresci con a far botte ogni giorno per una minima cosa, li prendi, le dai, ti tagliano, tagli. E poi quando sono venuto qua in Italia avevo ancora quel sangue bollente, sono venuto che avevo 12 anni e coi primi 2 anni me la prendevo con tutti eccetera, comunque sai quell'età comunque di 14 anni, 13, appena venuto dal Marocco comunque c'hai quell'ignoranza ancora presa da giù. Poi alhamdulillah pian piano comunque, adesso al giorno d'oggi evito i problemi, cioè in strada poi fai quello che vuoi, capito? Cioè nel senso cerco sempre di evitare, perché i problemi della vita non è fare a botte in strada. Ti interrompo perché potresti aver offeso qualcuno, voglio essere sicuro che tu non l'abbia fatto di proposito. Cosa vuol dire l'ignoranza presa da giù? Da giù sono più ignoranti che qua. Nel senso che io essendo cresciuto in quel tipo di quartiere avevo ancora l'ignoranza. Vedi che è un italiano, cioè, un italiano falso. Capito? Cioè, è un italiano falso, è un marocchino vero. No, ma che è vero, bravo. Ma magari ha tutti e due falsi, è quello il fatto. Bravo, bravo. Allora, dico parlo per me, non parlo generalmente, cioè, perché forse tocco qualcuno. Quindi io sono venuto con l'ignoranza un po', no? Cioè crescendo un po'. Ignoranza non è un stupido. Non serve qualcosa che tocchi qualcuno, tanto ti tocchi. Però da più che altro te lo faccio. Crescendo in un posto, vieni qua in un paese che comunque vedi tutto nuovo, capito? Poi pian piano impari rispetto, impari tantissime cose. Ah, tu l'hai imparato qua il rispetto? Non in Marocco? Ma il rispetto l'ho imparato da quando sono nato, fra, grazie a mia madre, mio padre, ok? Non è quello il fatto, perché è un ragazzo. No, io può avere dei genitori che insegnano rispetto al figlio, ma il figlio c'ha la testa e comunque non vuole fare questa cosa qua. Dare rispetto, avere rispetto. Siamo perché alla fine non c'entra dove sei nato, da dove vieni, capito? L'essere umano ha fatto così. Bene ragazzi, se non ci sono altre domande, ci vediamo sul ring. E che vinca il migliore. Grande. Grazie. Del re dei Maranza. Peso? 56,3. Oh! Chiamo al peso Flo Murri. Peso 54,4. Ok. Face to face dei tuoi atleti Flo Murri e re dei Maranza. Cazzo, ti puzza l'alito. Tranquilli, tranquilli. Ti puzza l'alito, fra. Che schifo. Flo Murri, ci siamo. Ci siamo. Sei deciso? Si va col cuore. Cosa ne pensi di questo match? Vada come vada. Abbiamo visto nella conferenza che il tuo stile è molto silenzioso. È dovuto alla paura o alla convinzione? Alla convinzione e anche alla concentrazione. Ti auguro di uscirne vincitore. Grazie mille. Allora, Re di Maranza, come te la senti? Me la sento, sento la vincita. Ormai siamo agli sgoccioli, sei agitato? Agitato per cosa? Per lui? Non servirebbe che so agitato, perché... Quindi sei sicuro di portartela a casa? Me la sono già portata a casa. Da un pezzo, frate. Buon match. Ho l'onore di annunciarvi all'angolo blu Flo Murri. Con 0 incontri, ecco a voi Flo Murri. 0 incontri, 0 perse e 0 pareggio. Oggi si terrà l'incontro tra due elementi che non hanno niente da perdere. Oh, veramente, niente da perdere. Si vedrà veramente se avranno il merito di stare, di,
su questo terreno. Vediamo se quello che hanno detto in conferenza lo dimostreranno sul ring. Se ora, daranno il vero spettacolo. All'angolo rosso abbiamo il re dei Maranza. Pure lui con 0 incontri, 0 perse e 0 pareggi. Cosa ne pensi di del pubblico che non ti acclama e tutto? Occhio. Lasciami parlare. Ok ragazzi, ora vi annunciamo che l'incontro sta per iniziare. Noi, io e Fuori per i Cash usciamo dal ring. Adesso arriva l'arbitro. Ragazzi al centro. Ascoltatemi. Dimmi tu. Voglio un incontro pulito, no colpi sotto, no colpi dietro, sportività. 3 round da 1 minuto e mezzo. Quello che dico su questo ring è ordine. Ai vostri angoli. Box! Sei da voi, sei da voi! E la guardia, Flo! Sto. La guardia, Flo! Bravo! Coprati bene, aspetta il momento giusto per colpire, non fate il box! Diretto! Non perdiamo tempo! Box! Stop. Non vi abbracciate. La guardia. Box. Ha messo. Stop. Non lasciarti andare giù. Sennò devo conteggiarti, Murri, dai. Sono io l'arbitro. È lui l'arbitro, raga. Vince questo incontro per abbandono il re dei Maranza. Bravo! Bravo! Bravo Flo! Bravo Flo! Bravo Flo! Bravo Flo! Otto ore di sabato, 4 ore di sabato. Sono dei grandi. Comunque complimenti ai ragazzi, tutto ciò, a tutto questo. Il re dei Maranza, com'è andato questo match? Mi sembrava un po' facile, ma mi mancava fiato perché non mi allenavo da un po', quindi devo recuperare e allenarmi di brutto. Anche l'avversario è stato un buon avversario, ma non dico forte, ma buona fortuna anche a lui e per quello che fa. Spero che ci incontriamo un'altra volta. Quali sono stati i tuoi punti deboli nel match? Nessuno. Fiato. Quindi allenamento? Allenamento, sì, bravo, perché da 4 anni che non lo faccio, quindi mi serveva allenamento. Dico una cosa, Maranza comanderanno l'Italia, i bla bla bla, lasciali a bla bla blare. Flo Murri, com'è andato questo match? Siamo partiti bene, il ragazzo è partito molto carico. Ho provato a difendermi all'inizio per capire un attimo 2 o 3 cose, ho dato quel che sono riuscito a dare. Il problema è non allenarsi e il fiato è una cosa molto importante. Del resto complimenti a lui e speriamo di rimetterci in sesto fisicamente
e con lo sport. E magari un giorno, inshallah, ci sarà un altro incontro, che saremo comunque piede a piede. Ma niente, del resto non ci resta. Siete grande, benvenuti su Cruci Buono. Grande, raga. Complimenti anche a tutti, la famiglia Cruci. Grande.